vaccino, che sarà uno sforzo logistico imponente, sarà coinvolto l'esercito, sarà coinvolto tutta la protezione civile. Con tutto il rispetto di Arcuri, è ovvio che non sarà una cosa che ricadrà solo sulle spalle di Arcuri, ci mancherebbe altro. Sarà la grande operazione logistica italiana, così come di tutta l'Europa, dei prossimi mesi. D'altra parte, è quanto succede anche negli Stati Uniti. Ma voglio dire una cosa anche sull'obbligatorietà. Guardi, non sarà un dibattito ideologico, non è un dibattito ideologico, nel senso che io credo che a regime tra qualche anno il vaccino anti-Covid rientrerà in quei vaccini obbligatori che i bambini, per esempio, sono tenuti a fare ed è giusto che facciano, ma oggi il tema sarà quello di far arrivare il vaccino alle categorie più esposte e gradatamente a tutti gli italiani, insomma, questo lo sappiamo. Useremo anche più di un vaccino, questo è giusto dirlo, cioè quello della Pfizer che richiede quella refrigerazione di cui avete parlato, ma ce ne sono altri che non la richiedono. Quindi sarà uno sforzo enormemente complesso, su cui lo dico subito, non dovremo sbagliare, non dovremo sbagliare, perché sarà il modo per cui l'Italia recupererà assolutamente normalità come gli altri paesi europei, però anche qui dovremo dare tutti una mano. Certo, sarà ancora più importante combattere i pregiudizi antivaccini che esistono ancora in Italia come in altri paesi. Sì. E qui sarà fondamentale che ognuno faccia la sua parte, lo dico anche al collega dell'opposizione, cioè bisognerà dire agli italiani fatevi il vaccino. Io poi sono convinto che gli italiani faranno il vaccino con grande volontarietà, perché sarà anche un sollievo per tutti noi, dico una banalità, ma la dico la stessa, un sollievo poter accedere a questo vaccino. Però se ci saranno e ci sono ancora quelli che lavorano contro i vaccini, quelli lì dovranno essere zittiti, non bisognerà nemmeno dargli il diritto di parola da nessuna parte, lo dico a tutti, giornalisti, politici, tecnici, eccetera, perché davvero qui questa volta non scherziamo più. Sì, ma Abbiamo purtroppo tollerato l'antivaccinismo su malattie devastanti per tutti, lo abbiamo tollerato, abbiamo alimentato questo mostro. Spero che il Covid abbia insegnato a tutti che il vaccino è una grande innovazione che va utilizzata.